Carissimi amici del canale Telegram Dentro la Notizia, quest'oggi parleremo di tre fatti gravi inerenti al conflitto in Ucraina. Parleremo di uno scoop da far accapponare la pelle, ma anche delle implicazioni gravissime di questi tre fatti importanti. Credo che ci sia notevole materiale per le dovute riflessioni sull'opportunità o meno di continuare il sostegno economico e militare al conflitto. Innanzitutto, ieri, martedì 9 aprile, con una svolta sorprendente e imprevista degli eventi, la Russia ha accusato la società energetica ucraina Burisma, di cui il figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hunter Biden, è stato membro del consiglio di amministrazione tra il 2014 e il 2019, di aver finanziato i recenti attacchi terroristici a Mosca. Ma non solo, come vedremo tra poco. E questo è un altro motivo di interesse che non è stato evidenziato dai media. Altro aspetto trascurato: il fatto che la Russia ha aperto un'indagine penale su Burisma e sulle sue attività commerciali potrebbe infiammare ulteriormente le tensioni tra il regime di Biden e il Cremlino. Perché? Ovvio, secondo il Moscow Times, il comitato investigativo russo, che è la principale autorità investigativa federale della Russia, ha accusato alti funzionari statunitensi, membri della NATO e la Burisma Holdings, collegata a Hunter Biden, di finanziare attacchi terroristici avvenuti sia all'interno che all'esterno della Russia. Tra l'altro, annunciando le indagini su Burisma e alti funzionari statunitensi, è logico dedurre che verrà coinvolto il presidente degli Stati Uniti insieme a tutto il Deep State, Obama e Clinton inclusi. A questo punto è intuibile che Washington possa scatenare un'opera di distrazione, un'operazione sotto falsa bandiera, se non una vera e propria offensiva a viso scoperto, anche se meno probabile. Inoltre vorrei che riflettessimo su un dettaglio a cui non è stata data la necessaria importanza. Il comitato investigativo russo ha accusato Burisma Holdings, e quindi implicitamente Biden, di finanziare attacchi terroristici avvenuti sia all'interno che all'esterno della Russia. Quindi in altri paesi. Gravissimo. Quali e a quale scopo? Russia Today, un media filo governativo, riporta: finora gli investigatori hanno stabilito che i fondi che fluiscono attraverso organizzazioni commerciali, incluso il conglomerato di petrolio e gas Burisma Holdings, che opera in Ucraina, sono stati utilizzati negli ultimi anni per effettuare attacchi terroristici in Russia, ha detto la portavoce della commissione Svetlana Petrenko. Attività terroristiche che hanno avuto luogo anche in paesi terzi, volte a eliminare importanti personalità politiche e pubbliche, oltre a causare danni economici, ha aggiunto. Se le accuse si dimostrassero vere, sarebbe gravissimo, lo ripetiamo, anche se non dovrebbe meravigliare il fatto che il Deep State abbia eliminato importanti personalità politiche e pubbliche, oltre ad aver causato danni economici ad altre nazioni oltre la Russia. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby!